Care concittadine, cari concittadini, eccoci qui, come succede ogni anno, a fare gli auguri alla popolazione. Quest'anno, in questo anno particolare, il municipio di Chiasso ha voluto in questo modo, attraverso i social, fare gli auguri ai propri cittadini. Siamo qui in Piazza Indipendenza, dove comunque ci saranno le luminarie che illumineranno la nostra piazza, e in quest'anno così particolare per tutti, in cui tutti noi abbiamo passato un periodo difficile dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale e anche emotivo, con tanti di noi che hanno comunque sofferto di parecchi dolori. Ecco che il municipio di Chiasso anche quest'anno ha voluto far sentire alla popolazione la propria vicinanza, ed è così che cerchiamo perlomeno di rincuorare i nostri cittadini. Detto questo, in quest'anno così difficile abbiamo comunque anche pensato a coloro che non sono stati particolarmente fortunati, ed ecco che gli alberelli di Natale che trovate sul Corso San Gottardo quest'anno saranno non addobbati con le solite bocce tradizionali, bensì con dei lavoretti che sono stati realizzati dai residenti dei nostri istituti sociali in collaborazione con i residenti della Casa Terzianum, e poi abbiamo lanciato una nuova iniziativa proprio a favore di coloro che hanno sofferto un po' di più e in maniera particolare di questa pandemia. Questo progetto si chiama Scrivici, ed ecco che i cittadini di Chiasso e anche coloro che naturalmente vengono a Chiasso per fare shopping possono lasciare un messaggio ai residenti di casa per anziani, possono lasciare loro un messaggio di auguri, un messaggio di felicità, un messaggio di rincuoro per tutti coloro che quest'anno l'hanno vissuto in maniera davvero difficile. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio tutti i cittadini e tutte le cittadine per tutti gli sforzi che sono stati fatti quest'anno per cercare di passare questo periodo particolarmente difficile, e speriamo tutti davvero di ritrovarci di persona, di tornarci ad abbracciare finalmente nel 2021, quando tutto questo bruttissimo anno sarà alle nostre spalle. Grazie di cuore e auguro a tutti un sereno Natale in tranquillità, in felicità, insieme ai vostri cari e alle vostre famiglie. Grazie. Care chiassesi, cari chiassesi, in questo anno abbastanza sfortunato, penso che di parole ce ne siano già state abbastanza, anche troppe, e da ogni canale, da ogni televisione ci subissano di fiumi di parole. Quindi io sarò brevissimo e auguro a tutti voi comunque un felice Natale, un buon anno, veramente che sia un anno migliore di quello che sta per finire. Ve lo auguro personalmente di cuore. Ciao a tutti e forza Chiasso! Buonasera. Per questo Natale l'augurio non può essere che quello di tanta salute, con l'auspicio che nel 2021 possiamo riappropriarci di una vita più serena e più lieve. Buone feste a tutti, un abbraccio. Buonasera a tutti e tanti auguri anche da parte mia. Ne approfitto questa sera in cui festeggiamo almeno qualcosa, ossia l'accensione dell'albero e l'accensione delle luci, ne approfitto, dicevo, per ricordarvi che comunque Chiasso offre ancora molto e per invitarvi a visitare le mostre al Max Museo e gli spettacoli al Cinema Teatro, museo che resta aperto fino a Natale e che ospita una bellissima mostra su Alberto Giacometti. Quindi approfittate del periodo in cui non si può fare molto per andare a visitare le mostre del nostro museo. Grazie, auguri ancora a tutti di serene feste e lascio la parola al sindaco Bruno Rigoni.
Care concittadine e cari concittadini, un saluto e un augurio dal cuore anche da parte mia. Mi associo a quanto detto dai miei colleghi municipali. Quest'anno è una situazione veramente particolare, ma non solo per noi, per tutto il mondo. E come in altri posti abbiamo dovuto così rinunciare alle usuali nostre tradizionali cerimonie, feste, eventi, però perlomeno per quanto riguarda l'illuminazione nelle vie principali e qui sulla Piazza Indipendenza abbiamo voluto riproporle. La luce deve essere un segnale di gioia, di ottimismo, di passione per il nostro futuro. Dobbiamo così lasciarci alle spalle il prima possibile quest'anno veramente difficile e guardare con ottimismo al futuro. Dobbiamo rimanere uniti, tutti insieme ce la faremo. E così niente, io vi auguro a tutti voi una delle splendide feste e l'augurio di avere un anno futuro migliore di questo qua. Buone feste e auguri a tutti.